Beh, come non ritenersi soddisfatto di questa gara, che penso che il risultato sia strameritato. È chiaro che così è anche più bello vincere 2-1, ma credo che in campo abbia dimostrato che il divario poteva essere anche più ampio, perché oltre a creare i 2 gol abbiamo preso forse 4-5 pali, abbiamo creato tante occasioni da gol, Mirelli ha fatto almeno 3-4 parate importanti, quindi pensiamo di aver fatto un'ottima partita. Gerardo, sei stanco? Un pochino, tutto il fine settimana per riposarmi. Sarà insomma, una grande vittoria, no? Sì, penso che abbiamo conquistato il massimo, diciamo, è stata un'esperienza incredibile. Per Andrea invece 200 partite con il Latina, non potevi sperare di meglio, insomma, l'hai bagnato con una vittoria incredibile. Sicuramente se non vincevamo la partita magari era un po' più brutta. Vincendo la partita è stato qualcosa, cioè è stata perfetta, una giornata perfetta, bellissimo, un bellissimo pubblico, anche come mi ha accolto, alcune persone mi hanno accolto con gli striscioni, quindi mi sono anche emozionato. Per Seba invece doppietta, è sembrato quasi tutto facile all'inizio, dopo 2 gol, poi invece dopo il gol delle Lovarenze la partita è un po' cambiata. Sì, scusatemi italiano, Gerry mi aiuta. Chi segna meno non importa, l'importante sono 3 punti. Abbiamo fatto 2 gol e una palla, come si dice? Una palla. Abbiamo lavorato oggi. Una palla inattiva, ecco, avevamo lavorato questa settimana. E poi un contropiede, penso, avevamo ruotato la palla in prima linea. Questo è grazie al lavoro tutti i giorni. E grazie a tutti i giocatori che hanno lasciato tutto in campo. Mister, dove ha vinto la partita Catena questa sera? Ma sicuramente ha vinto nello sfruttare il momento migliore nostro, no? Perché nel momento migliore, come tu hai detto, che sembrava tutto facile all'inizio, siamo stati bravi a fare i 2 gol e potevamo fare anche il terzo. Poi chiaramente giochiamo contro una delle squadre pretendenti lo scudetto e nel momento in cui loro hanno spinto abbiamo tenuto botta, soffrendo, perché ci sono stati anche dei tratti e dei momenti nella partita in cui la Luparense ci ha schiacciato. Ma penso che abbiamo vinto meritatamente perché poi abbiamo avuto almeno 3-4 occasioni in contropiede, su transizione, anche su palla inattiva ancora dove Mirelli ha fatto 2 ottime parate. Quindi pensiamo che aver creato quel divario di 2 gol e poi averlo saputo gestire difendendo con grande attenzione, concedendo veramente pochissimo, perché io ricordo le occasioni della Luparense nel secondo tempo sono venute da palla inattiva. Quindi col portiere di movimento loro non hanno mai calciato in porta, hanno giocato forse per 4 minuti, quindi penso che nella fase difensiva sia stata la chiave della partita. Gerardo, la squadra ha saputo soffrire nel momento in cui la Luparense ha spinto tanto, c'è stato un momento anche alla fine che hai pensato magari di pareggiare la partita, non vincerla più. No, penso che era normale per la squadra loro, una grande squadra, penso che noi abbiamo reagito da grande squadra pure soffrendo. È normale soffrire con queste squadre così, penso che l'abbiamo portata a casa in maniera meritata. Andrea, adesso si va la settimana prossima in trasferta, questo successo ti dà grande carica, però allo stesso tempo penso che ci vorrà forse il doppio dell'attenzione. Ma sicuramente era fondamentale, l'abbiamo detto prima della partita, partire bene e acquisire consapevolezza e l'abbiamo acquisita, adesso dobbiamo andare lì con la voglia e credendo di essere comunque, cioè sappiamo ormai di essere una grande squadra, quindi dobbiamo andare lì, confermare la prestazione di oggi e andare lì per i 3 punti assolutamente. Serba, come si festeggia stasera? Non lo so, andiamo a mangiare tutti, poi non lo so, stiamo tutti un po' stanchi, come vuole Gerardo, Gerardo ha vinto il E mondiale, quindi dice, offre deve lui, pagare lui. deve pagare lui, Io c'ho una deve domanda, giusto fare il pari. per curiosità. Rispetto allo scorso anno e anche 2 anni fa, ho visto un grande miglioramento soprattutto quando la squadra avversaria gioca con il portiere in movimento. Sembra che abbiate studiato proprio in maniera peculiare questa situazione. L'avete gestita con molta tranquillità, con molta serenità, anche se ovviamente il risultato è ancora in bilico. Avete studiato in particolar modo questo assetto, diciamo, difensivo? Guarda, io ti sono sincero perché non mi piace dire. Penso che l'attenzione che ci mettono i giocatori nella difesa col portiere in movimento è
troppo importante, e questo è forse solo merito loro, perché purtroppo la strategia del portiere di movimento sulla difesa è la strategia più difficile da provare, perché poi in realtà in gara non è la stessa, perché allenandosi alcune volte in 8, in 9 diventa difficile anche provare a allenare questa strategia. Loro sono stati attentissimi, teoricamente ci alleniamo tanto cercando di capire la squadra avversaria come gioca, ma poi l'attenzione, la concentrazione e le letture che loro hanno avuto oggi sono state fondamentali, perché come ripeto non abbiamo mai subito un'occasione da gol con portiere di movimento. Quindi questa fase di gioco è soprattutto merito di chi ha difeso, di giocatore. Vabbè, liberiamo, grazie. Allora, intanto comincio da Pablo, perché è doveroso insomma fare i complimenti per la conquista del mondiale. È stata dura rientrare subito anche a livello mentale dopo il mondiale, giocare sul primo partito di Serie A. No, credo di no, è stato dura nel senso che abbiamo conosciuto pochi ai compagni nuovi, e io la verità sono tornato con molta voglia di apportare lo mio alla squadra, ma la verità che manca un po' di allenamento ancora, conoscere cosa fa il compagno, cosa non fa. Credo che oggi non abbiamo fatto una brutta partita, e mancato quegli ultimi 10 metri, ma con un po' di allenamento credo che faremo grandi cose. La chiave è stata l'inizio della partita con i due portesi al freddo, oppure c'è stato anche qualcosa poi nello sviluppo del match che non è andato? Ma secondo me sì, diciamo i due gol subito, poi sempre la prima di campionato, come ha detto Pablo, ancora ci conosciamo bene, sbagliando un po' all'inizio è difficile riprendere la partita, però comunque siamo riusciti a fare il 2-1 a fine primo tempo. E poi secondo me abbiamo giocato bene, però senza trovare la porta. Quanto è difficile, quanto è complicata la prima di campionato? È una gara secondo voi diversa da tutte le altre? Sì, è diversa perché tutti partono a 100 all'ora e tutti vogliono fare i punti, essere primi, sai com'è, però alla fine credo che l'importante viene alla fine. Quelle partite sono quelli che contano, per quello ti dicevo che dobbiamo allenare, dobbiamo conoscere bene al compagno, così cominciamo a prendere i punti. L'ultima è di libero, che tipo di campionato aspetti? Perché ci sono tante squadre che hanno costruito dei roster importanti. Secondo me sarà un campionato difficilissimo, ci stanno 7-8 squadre ben attrezzate, sarà complicato arrivare in Coppa, playoff, però diciamo che noi abbiamo fatto una squadra per stare tra le prime quattro e quello puntiamo. Piano piano arriveremo. Perfetto, grazie mille ragazzi. Grazie a voi.